Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, è la seconda parte del video che abbiamo fatto lunedì relativamente alle previsioni di lungo periodo per quanto riguarda il mercato delle criptovalute. Vi ricordate il video precedente? Chi non l'avesse visto può cliccare sopra la mia testa per non perdere la prima parte perché altrimenti questa seconda risulta alquanto incomprensibile. Dove ci eravamo lasciati nel precedente video? Avevamo analizzato quelle che erano le fasi di ribasso, quella del 2013-2015 e quella 2017-2019 quasi, quindi 18 la parte finale, relativamente a Bitcoin. L'abbiamo utilizzato come faro per la previsione di quello che potrebbe essere il futuro del mercato delle criptovalute. Questo tipo di atteggiamento ci ha portato a una conclusione abbastanza importante e molto molto significativa, anche molto bella per chi come noi investe in questo mercato. Questo mercato è tutt'altro che morto, di là, diciamo, di quelle che erano le mie affermazioni, magari un po' da banco, un po' gossip, che erano state fatte da alcuni miei amici, ma penso che tutti voi abbiate avuto questo tipo di amicizie che magari vi hanno detto, se avete parlato di Bitcoin, vi hanno detto che era morto. E a quel punto siamo giunti a una conclusione. L'atteggiamento ribassista che abbiamo visto nel 2017-2018 è assolutamente normale, sia in termini temporali sia in termini di estensione di prezzo rispetto a quello che abbiamo visto in passato. Abbiamo premesso che il passato non esplica il futuro, tengo a dirlo anche in questo video perché è importantissimo. Oggi cosa facciamo in questo nuovo video? Andiamo ad estendere i movimenti di prezzo di Bitcoin nel futuro per fare una cosa bellissima, avvincente, emozionante, che è semplicemente questo. Troviamo il prezzo possibile futuro di Bitcoin nella parte avanti, quindi nel futuro, dove potrà arrivare, qual è il prezzo che le previsioni matematiche e statistiche ci stanno indicando se tutto si ripeterà. E poi faremo anche alla fine di questo video delle conclusioni logiche molto intelligenti da bravi analisti per fare delle previsioni che siano anche di natura attendibile. Quindi incollatevi allo schermo per non perdere nessuna informazione. Prima di proseguire con il video, indovinate cosa vi chiedo? Vi chiedo un pollice per questi video ed un'iscrizione per il canale Trading On se ancora non l'avete fatto, perché tra le altre cose questo tipo di analisi non l'abbandoneremo dopo questo video, ma continueremo ad utilizzarla nelle prossime settimane, perché ho in mente un altro video che è veramente importantissimo, che collegherà questo tipo di analisi a quella che è l'attività di mining delle criptovalute. Quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per non perdere nessun aggiornamento. Ok, ragazzi, siamo sul grafico di Bitcoin, così ce l'avamo lasciati, così ci stiamo riprendendo. Adesso andiamo a fare una cosa molto bella. Abbiamo analizzato queste fasi di bassiste, andiamo ad analizzare le fasi rialziste di Bitcoin. Intanto andiamo a fare quello che abbiamo fatto la volta scorsa, quindi range data, andiamo a capire questi cicli temporali quanto sono durati. Abbiamo, ragazzi, un ciclo rialzista, come vedete, iniziato verso il novembre 2011, terminato a gennaio del 2015, per la bellezza di 165 barre, che sono settimane, prezzi sempre di Bitstamp, vi ricordo, settimane, 165 settimane, circa 1200 giorni, ragazzi. Andiamo invece a vedere questa fase, quella che poi ci interessa, quanto da un punto di vista temporale sta durando. Allora ci mettiamo qui in questa fase e andiamo ad estendere il nostro movimento. Siamo a 200 settimane di movimento di questo ciclo, 200 settimane pari a 1400 giorni, ragazzi. Quindi è un ciclo più grande perché è durato molto di più. Però volevo farvi capire una cosa. Questi cicli sono calcolati su dei minimi, però ragazzi, attenzione ad essere precisi all'euro o al dollaro in questo caso su questi mercati, perché io potrei tranquillamente dirvi che il ciclo in questione è iniziato, diciamo, da qui, si è concluso qui.
e potrei tranquillamente livellare, vedete, questi due tempi. Basta spostare un po' queste analisi. Perché non considero mai delle fasi cicliche sui mercati cripto come da teoria, cioè quelle calcolate appunto sui minimi? Perché questo livello di minimo, per quanto è rilevante su Bitcoin, perché parliamo di un minimo a 150 dollari contro una fase qui di 210 dollari, però sappiamo bene, ragazzi, che intanto, ecco, ve lo ingrandisco così ve lo faccio vedere, da un punto di vista di analisi settimanale non ci ha neanche chiuso, quindi in realtà il mercato di Bitcoin ha chiuso a 200 dollari. Questa è stata un'estensione di una spike, e considerando il fatto che il mercato è estremamente volatile e nel 2015 lo era ancora di più, va bene se noi consideriamo l'estensione di prezzo, ragazzi. Quindi se consideriamo un prezzo che è andato da un massimo a un minimo, va bene la shadow ribassista, ma da un punto di vista temporale, questa fase temporale, da un punto di vista temporale, potrebbe essere stata chiusa qui, così come anche in questo punto, perché in realtà il prezzo è identico, ragazzi, è identico. Questo prezzo di questa settimana di aprile 2015 è identico a quello di gennaio del 2015. Quindi, da un punto di vista temporale, questa similitudine che vi ho fatto vedere può essere tranquillamente accettata. Per correttezza, però, riportiamo tutto come da analisi teorica, però tenendo conto, quindi, con la mia classica affermazione open your mind, che comunque in ogni caso parliamo di tempi, ragazzi, quindi non c'è problema a fare queste similitudini. Andiamo a vedere quella relativa ai prezzi, che invece lì è simpaticissimo. Il discorso, allora, andiamo a estendere questi prezzi partendo da questo minimo. Ci rendiamo conto che il mercato di Bitcoin ha fatto, tra questo minimo del 2011 e il massimo del 2013, un rialzo piccolissimo, proprio piccolo, ragazzi, quant'è? Non riesco neanche a leggere. 55.000%, ve lo ripeto. 55.000%. Era un mercato morto. Vabbè, allora, a parte questo, ragazzi, è un rialzo spaventoso. Però andiamo a vedere invece quello che avviene tra questo minimo, quello del 2015, scusate, e il massimo che abbiamo invece vissuto tutti nel 2017. Ed è un rialzo assolutamente importantissimo del 12.900, quasi il 13.000%, però qui iniziamo a vedere delle differenze sostanziali. Se nelle fasi di ribasso, questa qui e questa qui, per intenderci, nel video precedente avevamo visto che l'estensione dei prezzi era uguale, che era un'estensione dell'85% circa, nelle fasi di rialzo troviamo un'estensione dei prezzi completamente diversa, perché qui abbiamo il 55.000%, cioè un rialzo spaventoso. Qui invece il rialzo si è ridotto il 13.000%, si è ridotto, ragazzi, 13.000%. Però questa similitudine è assolutamente coerente, ragazzi, con quello che è una problematica naturale del mercato quando cresce. Quando i prezzi salgono, l'incremento percentuale per un difetto, chiamiamolo così, del calcolo della percentuale, non è un difetto, è la natura del calcolo percentuale, è ovviamente ridotto. Quindi più i prezzi sono alti, più l'incremento percentuale si riduce. Quindi in sostanza questo incremento percentuale è stato più piccolo del precedente, ma in termini di valore assoluto, cioè di dollari veri, ragazzi, è stato decisamente più grande. Guardate qui siamo ad un rialzo di 1.100 dollari, che è vero che corrisponde al 55.000%, ma sono 1.100 dollari. Qui Bitcoin è salito di 19.900 dollari, ragazzi, è salito di 19.000 dollari. Quindi parliamo di rialzi che è notevolmente superiore in termini di valore assoluto rispetto al precedente, ma in termini percentuali si riduce. Andiamo a focalizzarci ancora di più con il discorso della percentuale per cercare di capire la similitudine e andare poi a fare la nostra previsione finale di prezzo per i prossimi anni. Questa riduzione percentuale è assolutamente coerente con un atteggiamento che è anche quello che avete magari visto più volte, ve lo faccio vedere
in questa foto. Eccola ragazzi, allora questa è la classica funzione logaritmica, la conoscete bene. Allora, gli atteggiamenti dei mercati, come sì anche dei cicli di prodotto, della tecnologia, hanno questo andamento. Quindi in realtà quello che noi stiamo vedendo è molto similare anche da un punto di vista di andamento. Se magari facciamo un disegno di una curva del genere, si appiattisce da un punto di vista logaritmico, è assolutamente normale l'andamento di questa curva. Quindi intanto questo è da mettere in considerazione. Perciò questo incremento percentuale leggermente inferiore è assolutamente normale. Però ricordatevi che da un punto di vista di numero, quindi di incremento reale, di incremento di dollari, è aumentato di uno zero, ragazzi. Passiamo da un più 1000 dollari a un più 19.900 dollari. Quindi sono enormi queste cifre. Andiamo alla fine di questo bellissimo video, di questa bellissima storia relativa all'analisi di lungo periodo dei mercati cripto, e facciamo le nostre previsioni. Intanto iniziamo ad estendere da un punto di vista temporale la nostra previsione di prezzo. Ipotizziamo, e questa è un'ipotesi, che questo minimo di mercato di Bitcoin sia un minimo fatto, quindi che il mercato regga questo minimo. E facciamo questa ipotesi, ragazzi, assolutamente arbitraria. Sapete bene, non mi ripeto, sapete bene come la penso. Quindi andiamo ad estendere il tempo e ci portiamo in un lasso temporale similare a quelli precedenti, ragazzi, quindi intorno a una media di 180 settimane. Guardate dove siamo arrivati temporalmente. Questa analisi ci indica che un nuovo futuro ciclo di Bitcoin potrebbe portare a una fase di chiusura dell'eventuale ciclo verso giugno del 2022. Giugno, ragazzi, considerate che, vista l'estensione, dobbiamo avere 6 mesi di oscillazioni per possibili momenti, quindi metà del 2022, potrebbe essere gennaio o dicembre, però questo ci serve per avere un'idea generale. Quindi 2022, un anno importante, potrebbe essere un anno importante per Bitcoin. E da un punto di vista di prezzo, e qui casca l'asino, di nuovo lo dico perché mi piace questa affermazione: dobbiamo estendere il prezzo tenendo conto del problema che vi ho spiegato prima, dell'appiattimento della curva. Andiamo a fare la nostra previsione e i nostri calcoli. Da un punto di vista di analisi percentuale, questo rialzo, ragazzi, è stato, da un punto di vista percentuale, un quarto di quello precedente. Non vi faccio i calcoli perché li ho già fatti e perdiamo troppo tempo, quindi fidatevi sulla parola. Questa parte rialzista del ciclo è stato un quarto precisamente di quella precedente. Quindi, se noi volessimo calcolare in termini percentuali, dovremmo tener conto dell'estensione di prezzo che si riduca, appunto, che prenda un quarto del precedente rialzo. Però facciamo anche un'altra cosa, tenendo sempre a mente quella che è la nostra funzione logaritmica, questa qui: andiamo a ridurre ulteriormente questo tipo di incremento, tenendo conto anche del naturale appiattimento della curva e del mercato. Allora, ragazzi, ho calcolato questo tipo di estensione, che io ritengo assolutamente accettabile in termini percentuali, e siamo intorno a questo tipo di oscillazione, quindi 2500%. Quindi tecnicamente, da un punto di vista di estensione dei prezzi, accettabile, assolutamente coerente con quello che è stato il passato di questo mercato. Poi da qui possiamo ovviamente fare tante altre considerazioni: il fatto che magari nel passato questo è un mercato che non abbia avuto ancora l'introduzione nella società reale, quindi magari quando la tecnologia esse sarà utilizzata avrà ancora più valore, quindi potremmo addirittura vedere questi numeri come prudenziali. Però da un punto di vista di estensione coerente col passato, stiamo facendo soltanto un'analisi di natura matematica, possiamo dire che 80.000 dollari risultano essere un livello raggiungibilissimo per quanto riguarda Bitcoin nel 2022. Ok, ho fatto pure io, ragazzi, la mia previsione di prezzo. Adesso facciamo anche un'altra cosa, proviamo a disegnare la nostra proiezione fantasma, che ci consente di fare questo tool simpaticissimo di TradingView. Non so se avverrà o meno questo tipo di rialzo, ragazzi, questo tipo di atteggiamento del mercato, ma potrebbe assolutamente essere questo coerentissimo con quello
che è il passato. Ma che magnifico video questo, perché ci dà delle idee chiarissime su due cose fondamentali. Al di là dei livelli di prezzo, sapete bene che abbiamo fatto una previsione di natura puramente matematica, quindi il futuro non è certamente questo, potrebbe essere, ma non sappiamo quale sarà. Quello che però ci interessa capire è che l'atteggiamento di questo mercato è assolutamente coerente e che quello che potrà avvenire potrebbe essere anche questo. Ragazzi, se ci ho beccato nel 2022, vi prego, faremo una super festa perché saremo gli unici che abbiamo fatto questa previsione. Scherzi a parte, quindi 80.000 dollari sono fattibili nel medio-lungo periodo per quanto riguarda la cripto più famosa del mercato? Assolutamente sì. Non vi mettete a macinare accumulazione domani perché non è detto che ci arriverà e vedremo anche nei prossimi video sul canale Trading On come facciamo a capire e quando posizionarci su questo tipo di mercato e dove? Nel nostro corso relativo al holding, quindi al position holding, un nuovo corso che ho iniziato un po' di tempo fa, qualche una settimana fa circa, e quindi in quei tipi di video analizzeremo anche come assumere posizione di lungo periodo in un mercato che per noi potrebbe avere questo tipo di atteggiamento. Voi cosa ne pensate? Quali sono le vostre previsioni? Qual è la vostra idea sul futuro di questo mercato? Adesso ditemi una cosa: la prossima volta che l'amico in pizzeria vi dirà Bitcoin è morto, cosa gli rispondete? Beh, una cosa potete farla: fategli vedere i video del canale Trading On. Ciao a tutti, ragazzi, noi ci rivediamo con il prossimo video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma lasciatemi nei commenti tutte le vostre idee relative alle previsioni di questo mercato e cosa ne pensate di quello che ho fatto e di queste analisi di natura statistica. Ciao a tutti!